Pronto? Sì, parlo con Mauro Biglino? Sono io, buonasera. Buonasera, mi chiamo Cruciani, come sta? Buonasera, bene, grazie, bene, 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 lei? Non c'è male, non c'è male. Allora, Parenzo, ti presento il professor Mauro Biglino, grande Mamma biblista. Mia. Grande mi alzo biblista. In piedi, mi alzo in piedi, mi alzo in piedi, che onore. No, non scherziamo, non scherziamo. E infatti sono seduto e non me ne frega un cazzo. Infatti è però, esattamente non così. Non entriamo subito in polemiche, perché ho chiamato Biglino per una cosa molto precisa. Il Papa ha detto, ecco, proprio in pompa magna, ha detto che la prostituzione è una cosa criminale, cioè andare con le prostitute è un atto criminale. Dal suo punto di vista, dal suo punto di vista di grande interprete della Bibbia, cosa ci può dire? Allora, io posso dire questo, che il Papa, così come in genere succede con le alte gerarchie, parlano di temi, di dottrine, di contenuti che artificiosamente li fanno derivare dal cosiddetto testo sacro, ma nel testo sacro non ci sono. Oh, anzi, molto spesso c'è l'esatto opposto, proprio come in questo caso. Cioè, in questo caso che cosa c'è nel testo sacro? Nel testo sacro, che al cosiddetto tempio, che in realtà altro non era che la dimora di quell'individuo che poi artificiosamente è stato fatto diventare Dio, praticava la prostituzione, che era un vero e proprio servizio, un mestiere. Cioè, lei sta dicendo che nella Bibbia, io credo che sia l'Esodo e anche il libro di Samuele, ho studiato, il primo libro di Samuele, fantastico, preparatissimo, e l'Esodo, viene citata espressamente, anzi vengono citate le donne che prestano servizio, cioè esplicitamente delle prostitute, o sbaglio? Esattamente, esplicitamente, tant'è che il sacerdote Eli è un po' dispiaciuto del fatto che i suoi figli le frequentino, diciamo così, le frequentino un po' troppo, perché evidentemente magari lui insomma avrebbe preferito diversamente, ma su questo proprio non ci sono dubbi. Non si negavano certo i piaceri della carne, beati loro, io certamente non sono un moralista, quindi va benissimo così, però bisogna sapere che nella Bibbia c'è scritto questo. Dunque, insomma, dunque la realtà qual è? Che il Papa condanna la prostituzione, ma se va a leggere il testo da cui tutto discende e a cui dovrebbe fare riferimento, da cui prende chiaramente ispirazione, la prostituzione è tutt'altro che condannata, o sbaglio? Esattamente. Tenga per esempio un'altra cosa: la radice ebraica triliterale, triconsonantica, che indica il sacro e che indica la prostituta o la prostituzione, con l'aggiunta ovviamente in questo caso della desinenza femminile, è esattamente la stessa. Cioè, sacro uguale prostituta? Kof, Dalet, Shin. Cioè sono le tre stesse lettere. Per dire che ma cosa? Perché in ebraico una parola può avere una radice, ma con diversi significati. Ma che cosa vuol dire? Io rimango del parere, che è un parere condiviso, che chi fa prostitute è un miserabile. Adesso non verrà questo qui, questo biblista famosissimo, per carità, di fama internazionale. Ma lui vuole dire semplicemente per un'altra il quale cosa. Io mi sono alzato in piedi, per il quale mi sono alzato in piedi. Ha fatto male. Ma infatti sono rimasto seduto perché non me ne frega niente. Però voglio dire, che viene a spiegarci che va bene andare a puttane, ma di cosa stiamo parlando? No, beh, è un altro discorso. Ma di che discorso? Parliamo? No, ma di tu cosa stai parliamo? Confondendo le opinioni personali con quello che viene citato nella Bibbia. E che per carità io rispetto, ma ci mancherebbe. Io racconto quello che c'è scritto nella Bibbia, tutto. E ricapitoliamo. Allora, il tempio di Dio aveva un servizio di prostituzione. Prima contraddizione. I templi, attenzione, non era diverso dagli altri. È che purtroppo nella nostra cultura si dice che i cosiddetti pagani praticavano la prostituzione sacra. Invece quelli di Dio no. Io dico, invece, quelli di Dio anche. Tutto lì. Oltre a questa cosa qua, lei dice anche che è un mestiere utilissimo dal punto di vista sociale, giusto? Ma io su questo non ho dubbi. Cioè, un mestiere utilissimo socialmente? Sì, secondo me risolve un sacco di problemi psicologici a moltissimi maschi. Ma questo può essere, certo. Per concludere, lei dice anche che la prostituzione risparmia un sacco di violenza, o sbaglio? Esattamente. Cioè risparmia che cosa? Di violenza contro le donne ce n'è una quantità immensa. Sì. Secondo me sarebbe decuplicata se non ci fosse questo, fra virgolette, servizio. Addirittura, cioè ci sarebbe 10 volte più la violenza se passasse l'idea del Papa. Ma diciamo. Poveretti si sfogano così. Chi non ha possibilità diverse. Ma come si fa a dire una roba simile? Prova quel tipo di... Ma ha ragione lui, ma non c'è dubbio. Per chi lo fa volontariamente, d'accordo, rimane il mio giudizio su chi ci va, però, ma voglio dire, non si può legittimare l'uso di una donna, l'uso ma che c'entra, dai, ma lo legittimi. Questo è un altro discorso. Vabbè. Non c'è nessuna difficoltà. Grazie Biglino, grazie.